con un bacino. Con bacino. Chium. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Jelajah Italia bersama kami, saya Chandra. Dan saya Tekla. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja ya di rumah ya. Di rumah. Di rumah sehat-sehat saja. Dan mohon maaf baru kali ini kami bisa mengabulkan permintaan dan request kalian tentang Q&A kami. Oke guys, balik lagi bersama kami. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Aulia Hasibuan ya. Pertanyaannya adalah, gimana Kak ceritanya ketemu dan bisa jatuh cinta sama istrinya? Fall in love. Fall in love. Jadi ceritanya pertama kali ketemu itu sebenarnya agak panjang nih. Saya singkat-singkat aja ya. Kebetulan saya dulu pernah kerja di kapal pesiar, ya. Jongos ya. Saya dulu emang asalnya Jongos. Saya kerja di sebuah kapal pesiar di bagian restoran. Nah, kebetulan Amore dulu itu salah satu tamu yang duduk di meja saya. Nah, dari situlah kita sering ngobrol dan belum ada nih, belum ada benih-benih kalau saya fall in love sama si doi gitu ya. Baru setelah setelah selesai itu 2 minggu setelahnya baru kita kayak kontak gitu zaman zaman dulu setelah kiano ya 2010 siapa yang kontak sekitar 2010-an lah. Nah dari situ lanjut kita by email ya, by email, Facebook, dan terus ya udah lanjut sampai akhirnya kita jalan selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun kita jalan sampai akhirnya kita memutuskan untuk kepelaminan. Dari Mas Alvin Aiza nanyanya, Mas tolong tanyain ke istri Mas, apa sih yang bikin cewek Italia tertarik dari cowok Indonesia? Quando ho conosciuto Chandra all'inizio mi è piaciuto il fatto che era comunque un ragazzo semplice, umile e soprattutto che aveva intenzione di impegnarsi in qualcosa di serio. E quindi questo mi è piaciuto, insomma. Basta? Basta così. Okay. All'inizio sì, poi dopo. Ah, ok. Jadi semoga Mas Alvin Aiza puas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Darmawi. Oh ya, pernah berantem nggak sama istri? Terus ngebujuk supaya baikan lagi gimana? Waduh, prima io, why to prima why? Allora, diciamo che non litighiamo spessissimo, ma a volte succede perché è normale. E come sistemiamo? Bah, a volte basta chiedere scusa, ho sbagliato, quindi scusami. Oppure, non lo so, con un bacino. Con bacino. Cium. Itu jawaban dari TK. Jadi jawaban dari saya Mas Ahmad Darmawi ya. Ya kebetulan gimana ya? Kalau ada supaya ngebujuknya sih mungkin ngebujuknya nggak terlalu spesifik gitu sih ya. Kalau salah langsung aja minta maaf. Jadi langsung langsung straight to the point gitu Mas ya. Per far pace parliamo tanto per capire qual è il motivo che ci ha fatto litigare. Quindi tanto tanto parlare. Komunikasi penting. Komunikasi. Ya. Kita lanjut nih dari Mas Haris Kifli Sudarmadi. Kok belum ada momongan atau masih menunda? Masih menunda. Allora, farli vero è facile. Ma poi mantenerli è più difficile. Poi ci siamo conosciuti, io ero tanto giovane, è vero che sono passati un po' di anni, ma ci stiamo pensando. Ya, jadi kita memang gimana ya, masih menunda, tapi belum belum apa ya, bukan berarti kita tidak menginginkan untuk apa mendapatkan omongan. Yang jelas itu tadi yang sudah dijelaskan Tekla. Jadi nggak gampang untuk apa maintainnya gitu ya, terutama di Eropa. Kita mempertimbangkan segala sesuatunya. Begitu.
semoga puas ya Mas Haris Kifli Sudarmadi atas jawaban dari kita. Dari Mas Yayo Nanakima, memutuskan untuk hidup bersama dengan beda budaya apakah sulit dan bagaimana kalian mengkomunikasikan perbedaan itu sehingga bisa kompak? Allora, possiamo dire che appunto all'inizio era più difficile perché non conoscevamo le rispettive lingue. Beh, io ancora adesso non conosco tanto bene l'indonesiano, ma qualcosa capisco. Però per fortuna Chandra è bravo con le lingue, quindi ha imparato presto l'italiano. Poi, quindi all'inizio parlavamo in inglese, ma a livello culturale è stato abbastanza facile perché comunque io sono occidentale, Chandra anche lui ha vissuto nelle navi da crociera, quindi nel mondo occidentale per parecchi anni prima di conoscerci. E quindi già conoscevo un po' l'approccio del mondo occidentale alla vita ed è stato abbastanza facile, tutto sommato tra di noi non ci sono queste grandi differenze, anzi ci siamo trovati bene proprio perché siamo simili, vero? Sì. Semoga jawabannya pas ya, Mas Jayo Nanakima. Pertanyaan berikutnya dari Mas Heru Rohadi. Jadi pertanyaan adalah, apakah unduh mantunya dilakukan di Italia dan di Indonesia juga, Mas? Nikahnya tahun berapa? Seperti itu, seperti itu. Come vuoi? Va bene itu. Oke, jadi gini Mas Heru Rohadi ya. Unduh mantunya itu sebenarnya kita bikin dua. Pertama di Italia dan selanjutnya di Indonesia, jadi kita bikin dua. Akad nikahnya kebetulan di sini di Italia. Mau tahu nggak asiknya seperti apa unduh mantunya? Seperti ini. Jumeduling risang temanten saking Sasono Edi. Kanti sumat datesno kawuning ati sang penganten sarimpet katon. Suka pari suka tapak yang langkah katos nyumunaraken dumateng porong gas doyo jum dumateng arsanipun poro pepunden kakung biah putring kampan teski normatan temanten sarimbit sampun lelenggan wonten ing sasono. Oke, gitu ya. Jadi cuplikannya sudah Mas Heru Rohadi lihat. Dan kebetulan kami menikahnya di tahun 2012. Tepatnya tanggal 14 April lah, sebentar lagi. Frapoko. Sebentar lagi kita akan merayakan anniversary yang ke 8 tahun anniversary. Sebentar lagi tanggal 14 April. Oke, kita lanjut. Nimbia Wanti. Da Anggun Winolia. Jadi pertanyaan adalah tanggapan keluarga Indonesia pas mau nikah sama bule gimana? Terus kalau pas pulang ke Indonesia tempat paling favoritnya di mana? Nah, alo respondo io Anggun. Tanggapan keluarga Indonesia sebenarnya sih pas saat pertama kali saya ngobrol dengan kedua orang tua dan keluarga lainnya sih sempat sedikit shock gitu ya. Terutama ibu, nah almarhumah ibu tuh dulu sempat ngobrol ke saya juga. Sebenarnya sih beliau lebih memilih orang Indonesia, tapi beliau juga ngobrol ke saya. Kalau jalan hidupnya memang seperti itu ya why not? Karena kan kita nggak bisa memaksa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah almarhumah ibu memberikan restunya. Dan keluarga semua memberikan restu kepada kami dan akhirnya kami melanjutkan proses pengurusan suratnya sampai selesai dan bisa menikah gitu. Terus tempat favorit? Allora, non ho visto tantissimi. Sono stata in Indonesia fino adesso 3 o 4 volte. 3 kali. 3 kali. 3 okay. Kali. E ho visto l'isola di Java, abbastanza, parecchie città, e l'isola di Bali, dove siamo andati per la nostra honeymoon. Ok, quindi ci sono tanti posti belli,
quello che fino adesso mi è piaciuto di più è stato l'isola di Bali, ma perché a me piace comunque la cultura, l'arte, e lì ho potuto visitare tanti templi, c'è comunque tanta storia antica, tanta tradizione, quindi mi è piaciuto per quello. Quindi Ecco, ti piace. sì, però sicuramente ci sono un sacco di posti che non conosco, quindi se Che volete dobbiamo suggerirmene qualcuno, mi scrivi raccomando, comment. commentateli. Rimas Amir Udin. Udin. Questo qua riguardo a me, secondo me. Udah berapa lama stay di Italia, Mas Bro Chan? Kenapa bisa bertahan di Italia dan nggak bawa pulang Mbak Tekla ke Indo? Allora, jadi udah berapa lama saya stay di Italia itu sejak kita menikah ya, jadi dari tahun 2012 kebetulan setelah menikah kita langsung stay di sini. Dan kenapa bisa bertahan ya? Gimana? Karena saya kerja juga di sini. Kita pulang ke Indonesia kalau kita liburan, quando andiamo in vacanza. At least setiap 2 tahun dan nggak tentu, karena sering setahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung dengan apa waktu timing dari kita berdua gitu ya. Mas Jasragi, masnya kok vlognya banyak tentang kuliner Indonesia ya? Apa profesi chef di Italia? Enggak ini sih. Respon tuh ya, Of perché la course. domanda. Oke, bye. Allora, sebenarnya sih bukan ya, saya bukan 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 chef pekerjaan saya di Italia, cuman ya berkecimpung di dunia perhotelan, tepatnya di bagian restoran ya, jadi food and beverage. Jadi saya sempat kerja di kapal pesiar selama 5 tahun di food and beverage juga di restoran, dan kerja selama kurang lebih 5 tahun di Italia, kebetulan di hotel bintang 4. And you are our main chef in our home. Jadi kalau di rumah ya kita gantian masak gitu ya, jadi ya gitulah. Agak sebelah sini, more, karena kan kameranya deket sini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan Tenggara Timur about culture shock Indonesia. Allora, Quale che ti piace di più adesso? quale che mi Rispondi. piace di più? La gentilezza delle persone, il fatto di comunque accogliere, accettare anche il diverso e la gentilezza e comunque la simpatia perché siete sempre felici. Bene, il cibo posto. Allora, beh, anche negli altri video, a me il cibo che piace di più è Sotto. Sotto. Miaia Wow. e Basso, Basso. yes, and sate, Sate. sate, Ayam. Kambing. yes, Wow. kambing. Doyan sate kambing ternyata. Ah, ok. E quale che non ti piace? Quello che non mi piace, sotto l'aspetto igienico, ho visto delle grosse differenze rispetto a qui, quindi a volte anche nei villaggi ci sono delle usanze che sono un po' lontane dalle mie abitudini e poi il fatto a volte di un'altra cosa che non mi piace è il fatto che le persone buttano nell'ambiente confezioni di plastica e tutti gli scarti e inquinano in questo modo senza rendersi conto di quello che stanno facendo. Questo non mi piace tanto. Ok, d'accordo. Oke, jadi semoga puas ya jawaban dari Tekla. Dari Mbak Willy Syafa, apa keanehan punya suami orang Indonesia? Non lo so, cioè, non ci sono cose strane in realtà, perché io ho scelto Chandra perché comunque trovavo che era giusto per me. Cose strane non lo so, nel senso che comunque siamo in un tempo oggi, soprattutto qua anche in Italia, nell'Occidente, in cui tante persone si sposano o stanno insieme a persone di altre nazionalità. Quindi in realtà non ho trovato grosse difficoltà o differenze, anzi, trovo che io e lui siamo molto simili sui punti, sui valori principali della vita, quindi è per questo che abbiamo deciso di stare insieme. Oke, Ok? okay. Oke. Okay. Jadi semoga puas dengan jawaban dari Tekla ya. Kita lanjut pertanyaan dari, panjang nih, kelunggo. Aryo Bima Prasetya. Pertanyaannya panjang banget sih bang. Bagaimana tanggapan teman atau sahabat dekat Tekla ketika tahu
lihat suami Tekla bukan dari barat. All'inizio i miei amici, i miei compagni mi hanno detto: "Ma Tekla, sei matta? Are you crazy? Di sposarti così presto?" E sì, forse sono stata un po' matta, ma in realtà ero convinta di quello che facevo. E quindi alla fine è stato bello perché abbiamo condiviso anche con tutti i miei amici questa avventura, perché è stata un'avventura. Quindi l'opinione sono positivi dagli amici. Positiva, sì. Jadi seperti itu aja, karena kan kita nggak bisa jawab semua pertanyaan dari apa teman-teman semua. Yang jelas pertanyaannya mayoritas banyak yang sama. Jadi kita ambil beberapa pertanyaan aja. Semoga di next Q&A kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini kan sekitar awal dan kisah gimana kita bertemu sampai kita menikah. Dan komen sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, subscribe di sini. Di sini. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau menonton video kita dan sudah subscribe di channel kita. Ci salutiamo. Of course. Ciao guys. Ciao.